Testiamo quanto conoscete il mio canale, quindi fate la intro, vi prego. Bella a tutti ragazzi, sono Ok, lui non sa niente, ma ciao. Allora ragazzi, questo è un preferiresti, voi sapete benissimo che cos'è, se non lo sapete ve lo rispiego un attimo al volo. Allora, loro ci danno un'opzione o l'altra e noi dobbiamo scegliere quale delle due. Ok. Una... Questo è un video fantastico. Non le piace? Non le piace, no. Perfetto, allora la prima domanda accade a fagiolo, secondo me. La prima è: preferiresti essere gay o avere il diabete? Quindi preferiresti avere il diabete e basta, quindi, no? No? Ok, a posto. Mi piace come hanno accostato l'essere gay e avere una malattia del sangue. Va bene, ok, questa era perfetta. Preferiresti non poter più ascoltare musica o non più o poter non guardare più le serie TV? Serie TV. Questa è difficile. Sì, è molto difficile. No. No, le serie TV. No, cioè non più le serie TV, guarda, no. Ascolto solo musica. No. Vabbè, dai. Ma la musica è importante. Oh, la musica è importante. Preferiresti essere sposato con qua Marco Merrino o essere abusato da Marco Merrino? Direi sposato. Cambiamo domanda. Allora, preferiresti essere Miley Cyrus o Selena Gomez? Oh, quello è Selena Gomez. Questa perché? È la perché Selena Gomez? Perché mi piace più di Miley Cyrus. Ah, ok. Anche a me. Io vorrei essere Miley Cyrus, però farti Selena Gomez. Va bene, andiamo avanti. Oh, questa è per tutti. Vai. Ok. Preferiresti essere ricco ma stare con una vecchia, oppure essere povero ma pieno di f***a? Quindi preferiresti avere la f***a o no? Sì. Sì, è la risposta. Oh, vivere a Narnia o vivere ad Hogwarts? Hogwarts, ovviamente. Ma tipo mille volte, ma hai fatto anche questa domanda e pensavi anche che fosse una domanda seria? Tu? Io ci vorrei pensare effettivamente, però avete tutti risposto. Ma non vuol dire che se ti piace Harry Potter devi per forza dire Hogwarts, magari però Narnia è bello. Preferisci un armadio? No, quindi va bene Hogwarts. Avete mai provato a chiudervi in un armadio da quando c'è Narnia? Cioè io sì, tutti certo. L'hanno fatto. Poveri armadi. Sì, abbiamo chiuso in un armadio l'altra sera, effettivamente, lo sbuzzino. Allora, senza Netflix o senza PlayStation? Senza PlayStation. Senza PlayStation. Che tanto non uso. Sì, adesso si alza e se ne va. Io senza quella... Chiude il canale. Senza quella non lavoro, quindi per forza. Cosa? Ma perché questa? Perché? Già, li sapevano perché un... Preferesti un gay che si innamora di te o ti innamori di una lesbica? Ma perché? Ma cosa vuol dire? No, aspetta, importante, la lesbica ha il diabete? La lesbica ha il diabete, bravo, questa è una... Perché se no... Ok, questa è carina, questa è carina. La pizza con l'ananas o la carbonara con la panna? Oh. Ma sai che mia mamma l'altro giorno, no, ma tipo l'altro ieri... Te lo giuro. No, non continuare mamma, questa prego, storia. Per ok. Anche perché mettere in mezzo le mamme... Avanti! Cosa? No! Va bene, andiamo avanti ragazzi. Comunque sono due cose orribili. La pizza con l'ananas. Pizza con l'ananas. No, carbonara con la panna. Sei fuori dalla famiglia. Cioè la pizza con l'ananas è più buona della carbonara con la panna? No, però se devo mangiare le due cose più okay. Preferisco non distruggermi la carbonara. Scusatemi. Ecco, preferiresti essere pelato ma bello oppure capelluto ma brutto? Io sono capelluto. Ma bello. Sì, bello, Lore. Oh bellissimo, preferiresti vivere nel mondo di Homeward o di Ralph Spaccatutto? Magari non avete visto nessuno. Io non ho visto Homeward. Ma l'hanno tolto dal cinema. Ma noi volevamo andare a vedere. Fuori da questa casa, a casa vostra questa, niente, fuori, vado io. Ciao. Questa è casa mia ora. No, però mi ispirava il mondo di Homeward. Non c'era, lo possiamo vedere. Io l'ho doppiato. Lo so che l'hai doppiato, okay, questo ti sto chiedendo se no, non ce l'ho il DVD. Ma non c'è, c'è su Disney Plus. Non c'è, non c'è ancora. Ah, non c'è su Disney, non c'è su Disney Plus. Vivere con molti amici ma finti o con nessun amico? A nessun amico. Non vedo differenze. Madonna, che tristezza. Madonna, ragazzi. Che video number one. Essere il figlio di Domenico Bini o il figlio di YouTube anche io? Ah no, o essere YouTube anche io. Sapete chi sono entrambi? Certo, sì, ecco. Certo. Che domande fai? Madonna. Sono figlio di Domenico Bini, ovviamente. Però essere YouTube anche io. Io voglio essere YouTube anche io. Mangiarsi un sacco di marmellate. Guarda che comunque Domenico Bini è onnipresente nelle domande. Ma l'ho notato quando tu l'altro giorno hai mandato D&D e hai mandato il tuo maestro Domenico Bini.
Va bene, morire torturato o morire bruciato? Allora, le due opzioni sono decisamente molto contrastanti. Bruciato è più veloce. Sì, torturato... se bruciato è tipo in un'esplosione o tipo con un lanciafiamme, è una cosa. Se ti mettono in un forno a 30 gradi per 7 ore, guadagnerò un centesimo da sto video. Preferiresti passare una giornata con la tua ex o una giornata con la persona che odi? Se fosse la stessa cosa. Io non odio le mie ex comunque, mannaggia. Sono l'unica persona al mondo, penso. Sono loro che odiano me, quindi non posso. Allora, l'ultima domanda ve la faccio io. E non c'entra nulla con un preferiresti, ma è un cosa sceglieresti. Okay. Di questo gruppo di quattro persone, se dovessimo scambiarci i canali e non guardate il numero di iscritti, che canale vorresti di... se dovessi scambiare il tuo con uno dei nostri? Io che ho un canale con un solo video dico che voglio morire. Allora, non è di qualche altro padre che faceva gameplay, avrebbe risposto il tuo. Adesso che non faccio più quello, direi quello di Francesca. Vuoi fare il disegnino? Voglio fare il disegnino. Fantastico. Io ho sempre voluto fare gameplay invece. L'avevo anche iniziato quando ero giovane. Poi ho detto quindi, no, faccio cagare. Io vorrei non fare nulla, quindi Giovanni. Vabbè, dai, siamo organizzati. Dai, Giovanni, vuoi quello di Charlie? Io voglio... no. Io vorrei il mio canale, adesso piano. Che cosa strana è Charlie? Non so perché... è solo perché vince Mario Party. Va bene, vi ringrazio per questo video incredibilmente poco family friendly. Non mi vogliate male, vi voglio molto bene. Grazie, vi darò il mio canale, tanto non ci abbiamo più voglia. Non è vero, scherzo. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un bel commento qua sotto sulle prossime domande da farci. Il prossimo preferiresti. Ringrazio Cesca, Charlie e Giovanni. Trovate i loro account social in the description. Avete un telecomando? No, chi se ne frega. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Non me ne frega! Non ho più voglia di fare lo youtuber col telecomando. Ciao! Ciao!